L'Egitto ha un nuovo premier. Il presidente ad interim Adli Mansour ha incaricato Azem al-Bablawi di formare il nuovo governo. Nella squadra anche Mohamed el-Baradei, l'esponente di spicco della campagna anti-Morsi, è stato nominato vicepresidente con delega alle relazioni con l'estero. Con un comunicato ufficiale, il comando supremo delle forze armate egiziane ha affermato che il presidente Mansour lavora per la ricostruzione delle istituzioni dell'Egitto e per realizzare la volontà popolare. Intanto nel paese un'altra giornata di proteste e manifestazioni. Al Cairo i sostenitori del deposto presidente Mohamed Morsi hanno risposto all'appello dei fratelli musulmani a scendere in piazza per quello che hanno definito il giorno del milione dei martiri. Non accettiamo questo golpe nelle sue conseguenze, non dovremmo nemmeno commentare il decreto di riforma della Costituzione perché voluto da un regime illegittimo. Negli scontri di ieri al Cairo tra militari e sostenitori di Morsi, 51 persone hanno perso la vita, centinaia i feriti, più di 600 i fermati. La crisi egiziana, insomma, potrebbe trasformarsi presto in una guerra civile dopo che il presidente ad interim Mansour ha promesso modifiche alla Costituzione ed elezioni entro la fine dell'anno.